Ben ritrovati, un saluto a tutti i nostri amici, gli amici rossoneri di Milanello, il canale YouTube dedicato ai colori appunto che amiamo, che amate, il rosso e il nero. Se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, cliccate qui, iscrivetevi qui e non vi perdete nulla sul mondo del Milan, video ogni giorno con tanti punti di vista, calciomercato, attualità. Adesso andremo molto sul calciomercato, visto che il campionato è finito. Vi invito a vedere il video di questa mattina sulle pagelle, il pagellone di fine anno. Voglio poi il vostro commento al video con anche i vostri migliori e peggiori. Io ho dato i voti a tutti, più o meno condivisibili, insomma, c'è chi è d'accordo e chi meno. Vediamo però il calciomercato che terrà banco di fatto da qui a probabilmente il 19 settembre, quando inizierà il nuovo campionato, anche se qualche giorno prima il Milan avrà l'impegno in Europa League, lo ricordiamo. Nuove strategie e nome nuovo per il mercato. Nuove strategie perché dalle parole del mondo Milan e anche da quanto abbiamo raccolto e trapelato, abbiamo un po' più il focus di quelli che sono gli obiettivi e le linee guida del calciomercato. E poi c'è anche il nome nuovo che andiamo ad affrontare. Veniamo però in questa raffica di news, in questo video, a commentare un po' il tutto. La prima cosa che mi ha colpito è le dichiarazioni di Maldini su Ibrahimovic, o meglio sul post Ibra. Il fatto che Ibra rimanga non è in dubbio. Lui ha detto una trattativa complicata, ma il rinnovo arriverà per forza di cose ed è giusto così, con la conferma di questo progetto tecnico con Pioli. Dall'altra parte, però, serve un vice Ibra, domanda che tutti ci facciamo, e alla quale io dico sì assolutamente. Maldini dice no, siamo a posto così sostanzialmente. Io credo che sarebbe sbagliato puntare solo su Ibra, Rebic e Leao, perché se viene un raffreddore a Ibra a 39 anni, a quel punto resti con i soli Leao e Rebic. Leao non è una prima punta, Rebic può farla, ma è comunque una situazione di emergenza. Secondo me il Milan deve prendere un numero 9. Credo che queste siano dichiarazioni di facciata e anche strategiche da parte di Maldini, che da un lato fa capire alla proprietà e anche a Gazidis che è importante rinnovare Ibra e poi si vedrà, quindi secondo me vuole forzare la mano sul rinnovo di Ibra, dopodiché presenterà anche l'idea del giovane. Risulta che comunque il Milan stia sondando il mercato, le vie infinite del mercato per un giovane attaccante, un giovane numero 9 senza costi esorbitanti. Uno dei nomi è quello di Boadu della AZ Alkmaar, assistito proprio da Mino Raiola, con cui si parlerà di Ibra, di Donnarumma. Tra parentesi, ma neanche troppo tra parentesi, un grazie a Bonaventura che ieri ha salutato, appunto. Dico ieri, se vedete oggi il video, se lo vedete domani, insomma, cambia un po' l'effetto temporale. Quindi, al di là delle dichiarazioni, il Milan comunque cerca un 9, anche se non è una priorità per Maldini. Maldini che però dice servono giocatori che possano reggere anche il peso della maglia, quindi fa capire ancora una volta che sarà un progetto con un mix, almeno per il suo punto di vista, bisognerà sentire anche Moncada e Amsad. Un mix per Maldini e Massara di giovani, giovani ed esperti. E a qui ci colleghiamo al centrocampo, perché Pioli è uscito allo scoperto e ha detto servono due centrocampisti titolari, quindi oltre a Bennacer e Kessié, due che girino nel centrocampo come titolari. Io pensavo sinceramente uno più un giovane da inserire piano piano. Lui ne vuole due, segno che comunque effettivamente si giocherà. Spesso sarà una stagione molto densa, fitta di impegni tra campionato e Europa League, con meno riposo, ci sono anche le nazionali e quindi ne vuole due di livello. Risultano nuovi contatti tra Massara e il Benfica e il procuratore di Florentino Luis, centrocampista che potrebbe arrivare in prestito biennale, questo almeno nei sogni, nei desiderata del Milan. È un giocatore però giovane. Collegandoci alle parole di Maldini, l'identikit che mi è venuto in mente, sinceramente, è quello di Bakayoko, che non è giovanissimo, non è vecchio, è nel pieno dell'attività agonistica. Sa che cosa significa indossare la maglia del Milan perché lo ha fatto dopo un periodo difficile iniziale per diversi motivi, poi ha trovato la sua dimensione ideale e ha fatto un finale di stagione davvero importante. Rimpianto da molti, è vero che è esploso che sì, però uno come Bakayoko servirebbe, ecco, quindi credo che poi potrebbe essere lui il giocatore, con una formula sempre qui, lo ricordiamo, vantaggiosa, con il giocatore che dovrebbe però spalmarsi l'ingaggio in più anni, visto che prende 6 milioni e mezzo e sono obiettivamente in questo momento un po' troppi. Veniamo poi al nome nuovo. Noi restiamo sul fatto che uno tra Calabria e Conti andrà via, almeno uno.
È più facile dare via Calabria perché a parametro scusate, a zero a bilancio, essendo un prodotto del settore giovanile, garantirebbe totale plusvalenza. Conti è un po' più difficile, visto che comunque a bilancio è ancora per diversi soldi, e fare plusvalenza o non fare minusvalenza diventa un po' complicato. Però ecco, il Milan vende chi riuscirà. Tra i due credo più Conti di Calabria, ma non escludo che possa essere anche il contrario. Kalulu è arrivato, molti mi dite: ma perché non consideri Kalulu? Perché Kalulu non ha mai neanche giocato nel Lione prima squadra, quindi è un giovane che è a metà tra la primavera e la prima squadra. Aspettative per quanto mi riguarda zero, così come il costo è arrivato a zero, quindi può solo migliorare. Ci potrebbe essere un profilo più esperto, che il nome è stato fatto ieri proprio da Sky, e era già stato accostato al Milan a gennaio. Maldini aveva detto di aver parlato con il suo procuratore proprio a gennaio, ma poi non se ne è fatto nulla. Risulta effettivamente che non è tanto il Milan che ci stia pensando, ma che è il giocatore, attraverso il suo entourage, che si è proposto al Milan. Parliamo di Aurier del Tottenham, terzino destro, ha giocato anche a sinistra all'occorrenza e anche da centrale all'occorrenza, quindi molto duttile. È il capitano della Costa d'Avorio, è un classe 92, quindi ha una fascia d'età accettabilissima, direi. 1,76, ma comunque è un buon colpo di testa. Un gol e 5 assist nell'attuale Premier League, un gol e 2 assist nell'attuale Champions League. Ho guardato un po' anche, pur conoscendolo, lo score negli anni passati. Non è uno che vede molto la porta. E a me spiace, perché comunque il Milan deve portare gol da tutti i reparti, da tutti i giocatori. Però ha fatto un'ottima stagione al Tottenham. Tra l'altro, noi con SOS l'abbiamo trasmessa. E abbiamo insomma visto da vicino anche il Tottenham, è stato uno dei migliori. Sarebbe un salto di qualità importante, secondo me, dietro uno che è bravo anche a difendere, oltre che a offendere, pur non avendo tra i piedi tanti gol. C'è una curiosità: intanto il prezzo, diciamo 15 milioni di euro, un ingaggio un po' più alto rispetto a Dumfries, rispetto a Emerson, Royal, che comunque restano obiettivi del Milan, soprattutto Dumfries. La curiosità è che lui però in passato ha avuto più di un problema con Zlatan Ibrahimovic quando giocavano nel Paris Saint-Germain, parliamo del 2016. Forse lo ricorderete, fece una diretta su Periscope e probabilmente aveva anche un po' bevuto, sparò a zero un po' contro tutti, contro Blanc, contro Zlatan Ibrahimovic, dicendo cose insomma poco ripetibili. E poco dopo andò via, fu messo fuori rosa e andò ai margini, appunto. Ricordo però che anche Chiara una volta ebbe problemi con Ibrahimovic da avversari e sono stati superati senza problemi. Qui si è andati un po' oltre, però credo che insomma si possa fare comunque. Diciamo, è più una proposta, però lo ripetiamo, del giocatore stesso, che vorrebbe cambiare area e che vorrebbe andare appunto al Milan. Il Milan ci aveva pensato a gennaio, non se ne è fatto nulla. Ora vediamo se prevale la linea del giocatore un po' più esperto o del giocatore più giovane come Dumfries e Emerson Royal. Comunque, se arriva Aurier, è un giocatore sicuramente affidabile che farebbe fare un bel salto di qualità lì. Iscrivetevi, cliccate qui, mi raccomando, così non vi perdete nulla sul mondo Milan. Video ogni giorno, almeno un video ogni giorno, in realtà sono anche di più, mercato e non solo. Iscrivetevi, mettete like a questo video, mi raccomando. Iscrivetevi, iscrivetevi, iscrivetevi. Siamo verso i 20.000. Un saluto e grazie ancora. Ciao.